Contestano le argomentazioni del sindaco ritenendole parziali e limitate, non nascondono la preoccupazione per il futuro di Como considerata sempre meno a misura di famiglia. E proprio Como a misura di famiglia è il nome scelto per il comitato che si sta costituendo e che in poche ore ha raccolto l'interesse di oltre 150 genitori che con una lettera aperta scritta all'indomani delle decisioni annunciate dalla giunta di Palazzo Cernezzi si rivolgono all'amministrazione comunale e ai cittadini stessi. Comprendiamo l'importanza di garantire la sostenibilità economica dei servizi, ma siamo preoccupati che il futuro delle famiglie venga pianificato esclusivamente in base a valutazioni economiche, trascurando i costi sociali, scrivono. Considerare i bambini come numeri genera ricadute negative sul tessuto sociale e la parità di genere, quindi la richiesta. Chiediamo di rimandare la decisione sulla chiusura del nido di Via Passeri per confrontarsi con quanti vivono nel quotidiano e non a tavolino la concretezza di questo servizio. I genitori annunciano poi la loro presenza in consiglio comunale lunedì sera e su questi temi sollecitano tutti i cittadini a partecipare. Sulle due chiusure decise dal comune, oltre al nido di Via Passeri, stop anche a quello di Monte Olimpino e soprattutto sul confronto acceso tra il sindaco Alessandro Rapinese e i genitori presenti ieri, non si placano le polemiche. Il PD interviene con le parole della deputata Chiara Braga. Un sindaco ha il diritto di rivendicare e difendere le scelte che la sua amministrazione fa, spiega, ma quello che è più grave è l'atteggiamento arrogante e insofferente con cui il sindaco urla in faccia alle mamme e ai papà, in qualche caso con in braccio bambini piccolissimi che chiedono spiegazione in un contesto pubblico. Uno show che fa schizzare in alto le visualizzazioni dei social insieme al proprio ego e fomenta l'arroganza dello sceriffo avvilente e ogni prepotente mancanza di rispetto, così aggiunge la segretaria provinciale dei Democratici Carla Gagliani. La contrarietà è bipartisan. Sergio Gaddi, consigliere regionale di Forza Italia ed ex assessore comunale Tuona, abbiamo assistito nell'aula del Consiglio Comunale ad una delirante e indecorosa sceneggiata, indegna anche del peggior avanspettacolo. Mi chiedo, aggiunge, con quale dignità giunte e consiglieri di maggioranza si rendano complici con il loro silenzio di questa triste pagliacciata che sfregia l'immagine dell'intera città. Mi auguro invece, conclude, che i cittadini continuino a protestare perché la chiusura di un asilo nido è sempre il fallimento più grave sul piano politico, umano e simbolico.